Sono Giuseppe Prescani, presidente del Corpo Musicale di Crescenzago. Siamo in questo stabile dal 1949. Giuseppe Natale, presidente ANPI Crescenzago e presidente della nuova associazione di 10 associazioni che si chiama Casa Crescenzago. Buongiorno, io sono Aldo Bonora, presidente di Legambiente Crescenzago. Siamo qui dal 2000 e ovviamente curiamo l'ambiente vicignore. La nostra vertenza dura dal 2007-2008, quando questo stabile venne cartolarizzato, cioè messo in vendita insieme ad altri 75 beni immobili di Milano, assegnati al fondo immobiliare BNP Paribas per la vendita, perché il Comune aveva bisogno di fare cassa e stava vendendo i propri beni immobili. Ci fu una seconda cartolarizzazione di altri 99 beni immobili. Siamo di fronte a 175 beni immobili del Comune di Milano ancora in vendita. Non sono riusciti a venderli tutti. C'è quindi la questione dentro cui siamo noi è enorme, perché è una questione molto importante sia per il Comune di Milano sia per i suoi cittadini. Se non dovesse andare in porto l'operazione, sono problemi seri a livello di bilancio. Per questa ragione l'attuale assessore Tasca al demanio e al bilancio si è intestardita a vendere, a mettere all'asta anche questo palazzo di Piazza Costantino, che è il comune, ex comune di Crescenzago, perché appunto, dice lui, non può fare altrimenti. Invece non è vero, perché per quanto riguarda il nostro palazzo, una delibera del Consiglio Comunale numero 34 del 30 novembre del 2015 ha stabilito che questo palazzo deve ritornare al pubblico e assegnato alle associazioni che vogliono portare avanti e mantenerlo e farlo diventare un centro civico, culturale, sociale, che siamo noi tre titolari di affitto, locatari di questo palazzo, insieme ad altre 7 associazioni. Il sindaco Sale, l'assessore Tasca non hanno ancora ottemperato a questa delibera. Per noi è un fatto grave. Noi continuiamo a lottare per preservare questo palazzo, che è un palazzo identitario di Crescenzago, perché era la sede del comune autonomo, è stata la sede fino al 1923, quando il comune autonomo di Crescenzago è diventato un quartiere. Insieme al nostro palazzo c'è un'area di rimpettaia che è in via Meucci, tra via Meucci e via Adriano 1, dove vogliono costruire. Anche lì noi diciamo che il contesto ambientale storico non deve permettere l'inserimento di un nuovo palazzo moderno, alieno dal punto di vista grottesco anche e invasivo dal punto di vista ambientale e urbanistico. Quell'area era destinata a verde, verde e piazza nel vecchio piano regolatore generale del 1980 e tale deve diventare. Quindi noi ci opponiamo alla costruzione del palazzo nell'area di via Meucci, siamo pronti con un progetto a gestire il palazzo ex comune di Crescenzago, come anche il giardinetto di via Amalfi, che ci auguriamo venga messo a posto dal comune. Quindi noi cittadini, noi associazioni, ci candidiamo a gestire e a mantenere bene, a fare operazione, come dire, civile, culturale, perché il nostro quartiere è anche povero di iniziative e di servizi. Non abbiamo una biblioteca, noi vorremmo aprire anche una biblioteca, vorremmo anche fare un museo di storia locale. La banda sta facendo scuola di musica, Lega Ambiente fa attività ambientale, l'AMPI attività civica, la Costituzione, la memoria della Resistenza, altre associazioni aderenti fanno attività culturale.
Quindi è importante per l'intero quartiere, per l'intera città di Milano, preservare questo luogo, farlo diventare di nuovo un luogo pubblico, sociale, comune, gestito dalle associazioni. Trasmissione realizzata dai locali della Lega Ambiente di Crescenzago.